No, io penso che diciamo, la cosa importante che abbiamo detto la scorsa volta, questo mi sembra proprio importante, questa cosa mi sembra proprio importante. Cioè vale a dire che la questione del possesso, cioè godimento, possesso e potere, hanno a che fare col tema dell'identità. Cioè non con il tema della cosa. Questo mi sembra veramente notevole, mi sembra notevole. Cioè, vale a dire, ogni volta che l'uomo esercita in modo parossistico, cioè in modo violento, la questione del possesso, il possesso l'abbiamo tutti, no? È chiaro, certo, la macchina, la moto è mia, cioè, va bene. Ma quando il possesso assume una forma, appunto, parossistica, cioè continua a possedere, citavo non a caso Mazzaroli e zio Paperoni. Ecco, il problema è che questa questione, a guardar bene, la questione del potere rinvia la questione dell'identità. Cioè il potere è la strada attraverso la quale l'uomo cerca di dare una risposta a questa alternatibile domanda: chi sono? Quindi, per esempio, è sbagliata la questione, dice, quella un po' banale, no? Sapete, banale, essere e avere, no? È meglio essere, si dice sempre, è meglio essere che avere. Il problema è che l'avere è una risposta all'essere, non so se è chiaro. Cioè, è banale, cioè, è scindere. Perché la cosa è strana, tutti dicono che è meglio l'essere, perché questo è il punto, tutti dicono che è meglio l'essere e non l'avere. E perché tutti però vanno sull'avere? Perché sono scemi? No, perché è nell'avere che noi troviamo una risposta alla questione chi siamo, perché se no dovremmo lasciarlo aperta la domanda chi siamo, che è questo che inquieta l'uomo, dovresti lasciarla aperta, chi sei? E uno dice no, boh, sono certamente gli affetti, le cose più importanti, ma poi appunto chi sei? Che è la grande questione. Uno ci pensa, dice, soprattutto poi in certi momenti della vita, uno pensa, ho fatto questo, i figli, i non figli, mi sono sposato, non mi sono sposato, sono in convento, bla 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 bla, e poi tu dici, ma chi sono? Chi sono? Allora, la cosa per me importante che abbiamo detto la scorsa volta è proprio questa, cioè vale a dire che il possesso ha a che fare con l'identità. Però abbiamo detto anche un'altra cosa, che mi sembra importante. E cioè che chi vuole tutto possedere, alla fine si fa tutto possedere. Chi vuole tutto possedere, alla fine si fa tutto possedere. O meglio, che chi vuole essere padrone, alla fine si realizza sempre come schiavo. Chi vuole essere padrone, alla fine si realizza sempre come schiavo. Non so se avete visto, qui per quelli che hanno qualche cosa di ricordi filosofici, è per questo che la dialettica servo-padrone, studiata da Hegel, è una cosa celeberrima, perché tocca questo punto. Il padrone si realizza solo come schiavo. Chi vuole tutto possedere si realizza solo come schiavo. Non so se avete visto un film, andato, lo danno ogni tanto, un film non male, Vatel, chi è che non l'avete? Vatel, alla tele l'hanno dato, Vatel. Vatel con Depardieu e con Uma Thurman, bella giovane. Allora, no, perché è una turma, è la mia passione. Allora, Vatel, chi è un fatto storico. Vatel, chi è Vatel? Vatel è il maestro delle cerimonie. Prima di un conte, adesso conto d'Orsay, poi addirittura viene chiamato dal re Sole, il maestro delle cerimonie. E Vatel è un uomo completamente dedicato alla questione delle cerimonie,
perché le cose per lui devono essere fatte bene. La festa deve essere fatta bene, e poi il cibo deve essere fatto bene, i piatti messi bene, insomma, tutto a posto, no? E lui, è certo, lui è il maestro della cerimonia, figuriamoci, il re sole, cioè, no, tutte le cose, tutte a posto, no? E poi nel film, penso che sia vero anche nella storia, alla fine lui si suicida e lascia una lettera a Uma Thurman, con cui aveva avuto l'unica, diciamo, relazione d'amore nella cosa. E dice, è bellissima questa frase, dice: io pensavo di essere il maestro delle cerimonie, in realtà ero lo schiavo. Bellissimo. Io pensavo di essere il maestro, in realtà mi sono accorto di essere lo schiavo delle cerimonie. È esattamente questa è la logica. Guardate che è molto strano. Perché è molto strano? Perché le cose come vanno fatte bene. Cioè io non vorrei che passasse l'idea che io sto facendo l'elogio dell'approssimazione, della superficialità. No, questo è il gioco. Il gioco è esattamente questo. Le cose vanno fatte bene. Vanno fatte bene. Ma alla fine il problema non è che le cose siano fatte bene, ma che l'uomo viva. Alla fine tutto sto ambaradando di questa roba, tutto questo, quello, il cibo, il sesso, le donne, gli uomini, la macchina, il missile, tutto questo, io ci penso ogni tanto, ma a che pro? A che cosa? Che cosa? Perché? Non c'è risposta se non perché l'uomo viva, io non riesco a trovare soluzione. Poi se volete possiamo anche dettagliare cosa vuol dire perché l'uomo viva, no? Ma io non penso che sia, ma perché l'uomo stia bene, non so come dire, stia viva, viva, è impressionante la cosa, continuo a dirlo, una delle cose che tu leggi nel Deuteronomio è un libro pallosissimo, un libro della Bibbia pallosissimo, pieno di fai così, fa così, no, tra tutti gli ordini, state mangiare, diventi matto, no? E però dopo alla fine tutta sta roba qui, a un certo momento Dio interviene, alla fine dice sì, e dice così, dice Dio, dice: guarda, io pongo di fronte a te la vita e la morte, scegli quello che vuoi. E uno, ripeto, l'ho già detto sta cosa, uno dice: ma che cavolo di alternativa è la vita e la morte? E invece è l'alternativa. Perché noi scegliamo la morte, non la vita. Noi scegliamo la morte. Noi scegliamo la morte nella ricerca della perfezione, dell'eccellenza, del tutto. Schumann, il musicista, che poi è matto, poi infatti è matto, è molto matto. Infatti, Schumann si accorge, come tutti quelli che suonano il piano, che il quarto dito non va, questo quarto dito qua non gira, no? Per un problema di nervi, invece. E i pianisti, infatti, fanno degli esercizi, mi seguite, per cercare di rendere sto quarto dito meglio. Ma il quarto dito non va, non ti va. Allora Schumann cerca la perfezione, però. E cosa ha fatto? Ha fatto degli esercizi caricando dei pesi su questo quarto dito. Mi seguite? Qual è stato il risultato? Si è deformata la mano. Spettacolare. E infatti, attenzione, questa è bella, eh? Lui che cercava la perfezione, dov'è che dovevi trovare la perfezione? Ma nell'interpretazione, non nella perfezione. Non so se è chiaro. Quello che ti mancava, forse era anche un'occasione per dirti: entra tu in scena, non so se è chiaro il mio ragionamento, anche se non lo fai perfetto, ma fallo tu. Ed è il motivo per cui noi appendiamo in camera nostra i disegni dei nostri figli o dei nostri nipoti, che sono tutti storti, tutti sballati, no? Ma per noi sono perfetti o no? Sono suoi. Io penso che Dio è questo che attenda da noi, non attende la perfezione, attende di essere che ognuno sia sé.
Io penso questo solo, questo. Le mie informazioni mi dicono così. E lui non vuole mica che siamo perfetti, ma siamo matti. Ma fra l'altro, appunto, è talmente giusto a questa cosa, quale genitore vuole che il figlio sia perfetto? Un matto, no? Infatti io ripeto sempre, tutti questi discorsi che sono tutti strani, poi dopo sono tutti banali. Quello che dico è sempre molto banale. Perché poi tu chiedi a un genitore che cosa vuole, un genitore minimamente normale, cioè normale, che ha mangiato la pasta, che ha fatto un po' di sesso e quindi è tranquillo, un genitore normale cosa dice? Che il figlio stia bene o no? Cos'è che vuoi? Che il figlio stia bene. Il bello, sapete qual è? Che tu non sai cosa sia il bene del figlio, anche perché non lo sa neanche lui. Quindi nessuno sa niente, non è forte la scena, è bellissima. Però ora dici, tu cosa vuoi? Dice, cosa vuoi per tuo figlio? Boh! Che stia bene, bellissimo. E questo è quello che vuole Dio. Che stia bene, per questo che ci ha dato la legge. Mica ci ha dato la legge perché per noi diventiamo degli ossequiosi. Ha dato la legge per dire, guarda, mi sembra che questa sia la strada che ti fa star bene. È bellissimo questo. È una strada di liberazione, no? Sperare che appunto voglio che tu stia bene. È difficilissimo, eh? Perché appunto nessuno sa cosa sia il bene, neanche Dio, perché il bene di ognuno di noi implica la risposta libera di ognuno di noi. Non so se è chiaro. È per questo che Dio non lo sa, sta lì e aspetta. Ma vediamo. Il bene di ognuno di noi, non c'è bene senza la libera risposta di ognuno di noi, che in quanto libera risposta non è deducibile neanche da Dio, non so come dire, non è nell'ordine della deduzione, no? Che è il dramma assoluto della Trinità, di tutta sta roba qua. Chi vuole essere il padrone alla fine si realizza solo in quanto schiavo. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia, che questo ci permette di capire anche in un modo minimamente più serio tutto il tema della povertà. Della povertà. Perché la povertà, ipotesi, ma mi sembra, non mia, dico. Poi dico appunto, tu vedi San Francesco è una roba che ti spari, no? San Francesco appena leggi dice questo qui è matto, cioè San Francesco è una roba allucinante, tant'è vero che appunto hanno detto che se c'è un'imitazione di Cristo questo è San Francesco. San Francesco chiama la morte sorella, che è una roba, bisogna fare un corso su questo, è l'abbraccio totale, la morte sorella, cioè un matto, no? C'è un matto. Uno che dice solo Napoleone, uguale San Francesco. Ma San Francesco elabora tutto un discorso sulla terra della povertà. Ma la povertà non può essere interpretata, almeno quella di San Francesco, come un disprezzo delle cose. La povertà non è il non possedere le cose, la povertà è il non farsi possedere dalle cose. Non so se è chiaro. La vera povertà non è non possedere, ma non farsi possedere. E ritorno a tutto il discorso. Perché alcuni possono fare della povertà il proprio idolo. Non so se è chiaro. Alcuni possono andare in missione, no? E dire ho dato tutta la mia vita, no? Ci siamo? Vedete che io dico sempre, faccio sempre questa scenetta, fa parte delle mie scenette. Questa qui va su, questo qui o questa qui, ci sarà il collo quando c'è un incontro, Dio dirà, cioè come va? Dice, come è andato? Dice, bene, io ho dato tutta la mia, sono stato tutta la mia vita in clausura e sono stato tutta la mia vita in missione. E Dio dirà, veramente? Ah, e come, perché? E dice, come perché? Ti aspetti oggi. Dice, ma che domanda è? Come per... Io l'ho fatto per te. E lui dirà, ma veramente?
Ma io non te l'avevo mica chiesto. Ci saranno delle crisi, no? Ma come, mi hanno detto che io dove... E dice, certo, lui dice, e beh, su di me sono circolano pettegolezzi da quando, no, ci siamo. Dice, ma io mica volevo che tu andassi in clausura. Figuriamoci se io volevo che tu andassi in clausura o che tu andassi in Thailandia a curare lebbrosi. Io volevo solo che tu fossi felice. È stata la tua idea, cioè, la vocazione sarebbe questa, no? Sarebbe la strada a cui tu corrispondi per realizzarti come uomo, no? Per essere contento, per essere... Capite che è partita nella totale e abissale libertà? Per questo poi si capisce quello che dice Dostoevskij. Questa roba ti manca il respiro, no? Perché come dice quel comico, non so, Colorado, che dice, dimmi quello che devo fare, io lo faccio, no? Non dice così il comico, c'è un comico che dice sempre, dimmi quello che devo fare, io lo faccio, giusto? E appunto, questo noi vorremmo, dimmi quello che devo fare, io lo faccio. Devo andare in clausura, vado in clausura. Mi devo sposare, mi sposo. Ma Dio non vuole così, cioè non è così. Figuriamoci se Dio vuole, fra l'altro sarebbe anche eccessivo. Sapete che circola anche una delle voci che le suore, soprattutto quelle di clausura, sono le spose di Cristo, no? Ogni anno 3.000 spose, cioè non è mica male, eh? Dice ci sono, ogni anno ci sono 3.000 che vanno in clausura, dice, sono le spose di Cristo. Vabbè, non esageriamo. Sono le spose, no? La povertà è il non farsi possedere dalle cose. Per esempio, non farsi possedere neanche dalla ricerca del vaccino, non farsi possedere dal fatto che tu ti credi un grande artista, Schumann, di non farsi possedere. E infatti, cosa che a me ha sempre colpito, sempre. San Francesco pone al vertice, in questo, pone al vertice della realizzazione dell'uomo, che cosa? Non la povertà, ma la letizia. L'ultima parola sull'uomo che dice Francesco è letizia, non povertà. La povertà è la strada. La povertà è la strada per la letizia. Guardate, questo è pazzesco, perché questa idea della letizia come compimento dell'umano si ricollega all'idea di bene. Cosa voglio? Che tu stia bene. Cosa vuole Dio? Che tu stia bene. Il tema della letizia è sorprendente, perché uno può andare in Africa, può dedicare tutta la vita ai poveretti ed essere sempre con acidità di stomaco, sempre aggressivo, no? E infatti noi quando diciamo, sai che ho incontrato una bella persona, quando lo diciamo? Ma quando ho incontrato uno che non è così, no, no, non è vero. Certo. Quando ho incontrato uno che non ha la città di stomaco, uno dice, appunto, ho incontrato una bella persona, e cioè, ma, bello. E infatti si dice, tra l'altro questo è bellissimo, che le belle persone emanano una luce, l'aura, no? Dice, hanno un'aura, è bella l'idea, ma questo, cioè, che poi non è che si deve vedere la... Cioè, uno dice, ah, che bel tipo, col bello, no? Sa mangiare, sa scherzare, non è schiavo, non parla sempre di sé, non è sempre critico dell'altro, no? Cioè, quello che si dice, la letizia. Ma la letizia è esattamente legata alla questione del non farsi possedere. Noi non siamo chiamati a mangiare la patata, l'essa e l'acqua. Noi siamo chiamati a mangiare bene, ma senza farsi possedere da quello che mangiamo, dalle cose che abbiamo. Questo è grandioso. Non farsi possedere, che è una forma, poi, che è la forma della libertà. Mi impegno in questa cosa, faccio di tutto, cerco di farla bene, via dicendo, ma non mi faccio possedere. E infatti, non so se avete sentito, Horowitz, sempre il pianista,
Horowitz era un enfant prodigio, un ragazzino. Ma a un certo momento Horowitz fa una scelta diversa e abbandona la questione della perfezione tecnica e va a cercare appunto l'interpretazione bella, la questione bella. E voi guarda, ascoltate Horowitz, se voi guardate una delle ultime cose che lui ha suonato, che è stato registrato in pubblico, sono l'album per i fanciulli di Schumann, cioè che è un pezzo di solito per i bambini, infantile, cioè quelli che iniziano a pianoforte al quinto anno in genere fanno, no? E Horowitz lo suona e tu mentre lo vedi tu voli. E alcuni amici pianisti dicevano che sbagliava anche delle note, ma tu non ci pensi più dopo. Era totalmente un uomo assolutamente rapacificato, che non voleva dimostrare nulla, che non aveva nessun concorso da superare e suonava solo perché suonava. Schumann, bellissimo, libero, totalmente libero, totalmente libero. Io mi permetto, forse l'avevo già detto questa, mi permetto di dare questa definizione di paradiso: sarà un luogo in cui noi non dovremo più dimostrare nulla e non dovremo più difenderci da nulla. Non dover più dimostrare nulla, che è tutta l'angoscia della nostra vita, no? Dimostrare di essere una grande donna, un bravo papà, un bravo professore, è sempre, no? E non doverci difendere più da nessuno, no? Quello che ti critica, che ti frega, no? Che sarebbe poi l'accoglienza del padre. Un luogo dove non si deve più dimostrare nulla e non ci si deve più difendere da nessuno. Si chiamerebbe amore se esistesse. Bellissimo. Libero. Allora, l'altra cosa che abbiamo detto appunto è questa roba qui, ma abbiamo detto un altro punto, che è quello con cui si chiudeva la scorsa volta, che in fondo, e questa, anche questa a me sembra interessante, io non l'ho sentita dire tanto spesso questa roba, ma a me sembra questa interessante, perché il potere non è mica male, no? Il potere non è mica male, il potere è il potere del legato al sapere, legato al potere, e cioè il potere è anche servizio, il potere non è mica male, ma bisogna stare attenti perché appunto la logica che governa il potere o il rischio che c'è nel potere, che non è un male, ma il rischio che c'è nel potere, perché più le cose, come dice Mecenate diceva che i fulmini si scaricano più facilmente sulle vette dei monti, chiaro, no? Finché parliamo del calcio o della velina è semplice, e quando inizia a parlare degli affetti, le cose diventa complicato. E appunto questo è complicato. Il potere è una delle cose più complicate per questa roba qua, perché la sua logica interna è che nel potere si passa dal possedere al farsi possedere. Ricordate che dicevamo questa è la questione. Chi vuole tutto possedere, alla fine si fa tutto possedere. Questa è la logica del potere. Ciò che c'è dentro nel potere, se tu apri il potere come una pera, apri dentro, vedi questa cosa qua, che è la cosa che dice in modo magnifico Dostoevsky. Sono deboli, l'uomo è debole, vile e impaurito. E cerca assolutamente qualcuno a cui rimettere la propria libertà. Vi ricordate che dicevamo, poi finisco, è il passaggio strepitoso dall'essere amati all'essere posseduti. Tutti noi attendiamo di essere amati, tutti noi rischiamo di preferire l'essere posseduti. Appunto. Meglio uno che mi picchia dell'indifferenza. Questo mi sembrava bello come funzionamento. Ora, dico velocemente,
Però questo diventa adesso interessante, dico velocemente perché si capisce con facilità questo. Chiaramente qual è il problema? L'avevo già accennato. E questa è una roba costante che tu trovi in tutta la letteratura sull'idolo. Cioè l'idolo non regge nel tempo. Questo è sicuro. Nel tempo l'idolo non regge. E fra l'altro questo è uno dei motivi, beh, questo va bene, questo è bellissimo, è uno dei motivi per cui il Dio biblico ha scelto la storia come luogo della sua rivelarsi. Il Dio biblico è un Dio storico che si rivela nella storia, e si rivela nella storia anche per questa ragione, per darti tempo, per darci tempo di accorgerci dei nostri idoli, delle nostre schifezze. Mi seguite? È bellissimo, è un Dio assolutamente rispettoso. Vuoi idolatrare tuo figlio, il tuo corpo, stai attento, perché vedrai che prima o poi questa cosa ti cade. Ed è vero, l'idolo cade. Ha occhi ma non vede, ha orecchie ma non sente, nel tempo non regge, non regge. In quel film, scusate, in quel film magnifico che è Il pranzo di Babette, non ricordate Il pranzo di Babette? Forse l'avevo già citato qua, Il pranzo di Babette, no? Pranzo di Babette, no? Pranzo di Babette, questo grande, grande metafora di una cena eucaristica, grande tema sul dono, e va bene, sulla cucina, le quaglie in sarcofago, vi ricordate? E dice che vi ricordate, c'era lui giovane che viene mandato dallo zio in questo paesino in Danimarca, e lui, il giovane militare, seguite, il giovane militare vede in una ragazza giovane del paese, una contadinotta, vede la possibilità di una vita diversa, vede la possibilità di una vita diversa, lontano dalla corte, lontano dagli intrighi della corte, lontano dalle schifezze della corte, vede la possibilità di un amore bello, puro, vergine, nel senso bello del termine. Tenta, va a chiedere la mano al padre, il padre, padre castratore, il padre della ragazza, dice no. E allora lui se ne va via, il generale, il sottufficiale, così. E chiaramente fa carriera e diventa generale. E quando poi alla fine del film si organizza una cena in onore di quel padre lì che è morto, che era il pastore, bla 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 bla, la cena di Babette, che è la cuoca, l'altro filone, e c'è una scena bellissima che c'è nel romanzo ma lì nel film lo rende bene, che è questa. Si vede il generale ormai vecchio, no? Sono passati 30-40 anni, la ragazza è invecchiata anche lei, chiaramente. Si vede il generale che si prepara la cena e si veste nella villa della zia, che è in questo paesino, va bene, e si veste. E a un certo momento, mentre si veste, dice io e te, e si vede nello specchio lui giovane, mi seguite? E dice lui vecchio, io e te questa sera dobbiamo chiudere i conti, perché io ho dato tutto alla tua ambizione. Lui è diventato generale, si è sposato, ha avuto dei figli, quindi io ho dato tutto alla tua ambizione. E poi pone una domanda che ti spari: ma può una vita che è stato un susseguirsi di successi rivelarsi un fallimento? Sì. Sì, ma è vera anche l'opposta. Può una vita fatta apparentemente di fallimenti dimostrarsi un successo, che è il grande tema del compimento, no? Guardate, attenzione, perché qui stiamo avvicinando a un punto tremendo. Il compimento tende a essere concepito come il tutto, mi seguite? Ma il compimento non è il tutto, non so se è chiaro,
anzi, il compimento è il realizzarsi che conserva le fratture, le distanze, i buchi, non è un tutto. Vi ricordate, l'essere è un essere non tutto. Allora dice il compimento, ma il compimento non coincide col successo. È bellissimo, è una cosa bellissima. Il compimento, che è quello che dice, che ogni volta che ci penso dico, mi piacerebbe anche a me, caro, quello che dice San Paolo, no? Ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede e sta morendo, lo stanno giustiziando. Grandioso, uno così, grandioso, dice ho fatto quello che dovevo fare, ho conservato la fede, ma che roba meravigliosa, ho conservato la fede, no? Ho conservato la fede, perché tutti dicono no, sì, fa schifo, ma non è vero, ci siamo. Poi dice ho conservato la fede, l'idea di compimento. L'idea di compimento non coincide con l'eccellenza, col successo, con la perfezione. Io non so se riesco a dirla questa roba. Compimento, uno ha fatto una cosa, ha fatto quella cosa lì, bellissima, ha chiuso quella cosa lì, l'ha fatto. L'idolo non regge, l'idolo nella storia non regge, prima o poi non regge. Vi avevo parlato, perché è una cosa che cito sempre, però non mi ricordo qua, adesso. Il vecchio e il male, ve ne ho parlato? No. Non vi ho parlato del vecchio e il male? Queste sono cose, devo bere, il vecchio e il male. Il vecchio e il male, Hemingway, a me non eccita tantissimo, nella mia classifica Hemingway lo metto basso, non so, Naomi, tu cosa fai, che sei una lettrice, io lo metto non altissimo, ma... Il vecchio e il mare è grandissimo, grande metà. Il vecchio e il mare. Il vecchio alla fine della vita vuole prendere il pescione. Bello, giusto? Il pescione, giusto? Il pescione Moby Dick, il pescione tema biblico per eccellenza, no? Giona, il pescione. Dici, cavolo, ho sempre pescato, faccio il pescatore, voglio il pescione. È male volere il pescione? No. E perché? E va a pescare. E a un certo momento lo prende il pescione. Ma è talmente grande, perché sapete che uno dei grossi problemi non è che i nostri desideri non vengano realizzati, ma che vengano realizzati. Cioè, è meglio che non vengano realizzati, perché la verità di noi è chiaro che cosa tendiamo, noi cosa facciamo? Cerchiamo di identificare la verità di noi stesso con quello che pensiamo essere il desiderio, no? E spesso, quasi sempre ci inganniamo, no? Tu vai a cercare lì e invece, vabbè, appunto, lui il pescione grande lo prende, ma è talmente grande che il pescione lo porta lontano da casa, attenzione, bellissimo il senso metaforico, lontano da l'oikos, dalla casa, il luogo dei legami, degli affetti, lo porta lontano, si perde nel mare e alla fine prende il pescione che non riesce a mettere sulla barca. Bellissimo, la misura, no? E dice, cosa faccio? Dice, ormai l'ho preso. A parte che uno poteva, vedendolo, dice rinunciare, no? Ma c'è sempre qualcuno che dice, no, ma non si deve rinunciare. Io non rinunciare. Ha preso il pescione. Cosa faccio di sto pescione più grande della barca? Capite la roba sorprendente? Il pescione è più grande della barca. Non sa cosa fare, dice, io so, lo leggo sulla barca e piano piano me lo porto a casa, me lo porto a casa, perché l'uomo non può vivere nel mare, no? Ha bisogno della casa, me lo porto a casa. E alla fine, dopo varie difficoltà, arriva a casa,
con un piccolo problema, che il pescione se lo sono mangiati gli squali, gli altri. Mi seguite? Ha ottenuto quello che voleva e al tempo stesso si è perso. Forse, non si sa, è difficilissimo, guardate, forse doveva rinunciare a prendere il pescione. Forse, non so, non si sa, qui non si sa, perché da una parte l'ha preso e al tempo stesso lo ha perso, lo ha preso e lo ha perso. C'è una piccola fiaba, avete mai, vi ricordate come finisce, scusate faccio una deviazione ma perché mi serve per dire una roba, vi ricordate come finisce Biancaneve? Allora, Biancaneve finisce così: si sposano e viene invitata la matrigna. Chiaramente la matrigna va dove non voleva andare, no? Cioè la matrigna non voleva andare, cioè la matrigna faceva di tutto perché Biancaneve addirittura si mangia il fegato, chiaramente la fiaba fa andare lì. E si dice che gli sposi le mettono due scarpette rosse, due scarpette arroventate. Voi non la sapete, vero? Andate a leggere i fratelli Grimm. Danno due, le fiabe sono una roba da spararsi. Le danno due scarpette arroventate, mi seguite? E si dice che la regina, la matrigna, si mise a ballare e finisce così. Altro che dicono che le fiabe finiscono sempre bene, sono quelle di Walt Disney che finiscono sempre bene, che sono una menzogna rispetto ai temi dell'umano. Vabbè, infatti tu vai a vedere, io vado a vedere Biancaneve al cinema e mi sparo, dico, ma non può essere, ma anche quella con la Julia Roberts, non capiscono niente questi. Vabbè. Allora, e la regina si mette e dice la fiaba, che la regina iniziò a ballare vorticosamente e non si fermò fino a quando morì. Mi seguite? E uno dice, ma che cosa vuole dire? Io do questa interpretazione. Tutta la fiaba di Biancaneve è legata al fatto che la matrigna di... cosa ho detto? No, Biancaneve. È Biancaneve, sto parlando. Tutta la fiaba, tutta la cosa di Biancaneve è che la matrigna, che non ha figli, vede in Biancaneve, quando diventa ragazzina, cosa vede? Vede una possibilità che lei avrebbe avuto e che ormai non avrà più, no? Non so se è chiaro. Biancaneve dice alla regina, non è che lo dice, dice, tu non hai avuto figli, ma soprattutto tu non ne avrai più. E di fronte a questa notizia che gli dà lo specchio, perché lo specchio dice, tu te la puoi cantare e suonare qui, no? Puoi fare il lifting, dice, ma fuori dal reame, Biancaneve è più bella di te, è la giovane, no? La regina voleva avere un figlio, non ha un figlio. Allora, dico io, ci sono nella vita desideri buoni e desideri cattivi, non c'è dubbio. I desideri cattivi sono desideri cattivi. Per favore non ditemi chi decide, adesso non facciamo questo discorso da bar, chi decide desideri buoni. Allora, poi ci sono i desideri buoni. Per esempio un desiderio buono è quello di avere un figlio. Sentite l'attualità di sto discorso, è quello di avere un figlio. Ma la fiaba dice, secondo me, che anche un desiderio buono, se portato avanti con ostinazione, diventa cattivo. Diventa un luogo in cui tu ti perdi. Se vuoi avere un figlio ad ogni costo, prima o poi muori. Muori. Se lo vuoi ad ogni costo,
prima o poi muori. Muori in che modo? Che prendi un ovulo da una roba, il seme dall'altra, mi seguite? Inizi a fare delle robe strane. Se vuoi un figlio ad ogni costo, questo ad ogni costo, che è una figura del tutto, no? Non so se è chiaro. L'idolo. Se vuoi il figlio ad ogni costo, alla fine ti distruggi. Un'altra storia di idee, una fiaba non tanto nota, Pierino Porcospino è il titolo, è la storia del re, i fratelli Grimm, lo trovate nella cosa dei fratelli Grimm, del re che vuole avere ad ogni costo un figlio e la moglie non glielo dà, fra l'altro questo è un classico, no? Che è il tema del limite. E allora a un certo momento dice questo re, insomma, io sono re, io voglio avere un figlio, no? Avesse pure la faccia da Porcospino. Chiaramente viene re, viene ascoltato. E gli nasce un figlio che ha il corpo da uomo e la testa da Porcospino. Interessante, la testa da Porcospino. Non una zampa, la testa è da Porcospino. Ci sono desideri buoni, ma quando la determinazione si trasforma in ostinazione, il soggetto muore. Questo è il punto. Noi dobbiamo essere determinati. Cosa fai? Non fai le cose seriamente. Certo. Devi perseguire un obiettivo, devi essere determinato, non ostinato, non ad ogni costo. Perché ad ogni costo ti arriva il pescione, che poi non riesci né a mangiare né a fare, non riesci a far niente. Non riesci a far niente. Gli idoli prima o poi cadono, non c'è dubbio. E Dio ha giocato questa carta, no? Nel dire, guarda, io sarò fedele, non andare con gli altri dèi. Vedrai che, perché prima o poi ti trovi male, ecco sempre questo tema della libertà, fai quello che vuoi. Questo per me è uno dei grandi messaggi biblici. Fa quello che vuoi, ma sii serio con quello che fai. Non so se è chiaro. Dio ci chiama alla serietà. Dio non ci dice no, qui, no, qui. Non è un elenco di cose da non fare. Dio dice, ricordati che tu sei un uomo, sii serio. Ti piace toccare il sedere alle ragazze? Tocca il sedere alle ragazze, ma rifletti su quello che fai e vedi se quella cosa lì ti realizza, ti dà un compimento, no? Fa quello che vuoi. Ma sii serio, interrogati come il generale. Può una vita che è stato un susseguirsi di successi, sono ricco, la fabbrica, la macchina, la barca, rivelarsi un fallimento? Per me questo è il grande appello di Dio, al di là di tutto. È l'appello alla serietà, sii serio, con te, con la tua umanità. Allora, e infatti Dio dice, ti vuoi consigliare agli idoli? Vai, segui. Siracide, se avete voglia, Siracide 15, mi sembra, Siracide 15, dove Dio dice, quello che dice il Deuteronomio, pongo di fronte a te l'acqua, il fuoco, la vita e la morte, scegli, perché ad ognuno sarà dato ciò che vorrà. C'è una roba da spararsi, meraviglioso. A ognuno sarà dato ciò che vorrà. A ognuno sarà dato ciò che vorrà. Vuoi passare la tua vita a perdere tempo in stupidaggini? Fallo, sta attento. Sta attento, che è una roba che ti riempie di no? Da una parte è bello perché ti lascia libero, dalla parte te la fai sotto, no? Perché dice, appunto, la libertà, dice, oh Madonna, vedere. Pensavo che quella cosa lì fosse il tutto, invece dopo mi sono accorto che non è niente. Volevo avere ad ogni costo un figlio, e invece magari c'erano tanti modi per realizzarmi, non so come dire. Tanti modi, ma questo è pazzesco, tanti modi. E a volte il non riuscire in una cosa è un'indicazione per andare dall'altra cosa, non so se è chiaro, no? Invece noi pensiamo, invece forse l'indicazione dice, vabbè. E qui scatta la questione della società dei consumi, che è facile da spiegare.
Perché cosa succede? Cos'è che ha fatto? Dov'è la forza della nostra società? Quando cadde l'impero sovietico? Quando cadde l'impero sovietico e chiesero ai giovani polacchi che cosa desideravano, non hanno mica detto la democrazia, hanno detto le discoteche. E mi permettete un'interpretazione un po', però non voglio litigare, non litiga. Mi permettete un'interpretazione un po' fuori dalle righe di quello che è successo in Germania, in Colonia e via dicendo. Perché io penso che una cosa che sia successa lì, e questa idea qui, qual è l'idea che viene trasmessa dalle televisioni? Che noi siamo liberi, no? Le donne nostre sono donne libere, che fanno quello che vogliono, no? O no? Sapete che negli Stati Uniti l'80% degli incontri finiscono con un rapporto sessuale? Il primo incontro. Nei bar, nelle cose. C'è stata un'inchiesta dei medici forte, adesso tutti farete battutine, ma lo capisco, perché c'è stato il medico che diceva che contro l'AIDS, medico americano, contro l'AIDS è inutile girare, c'è solo una soluzione, una sorta di controllo della propria attività sessuale, no? Cioè dice, basterebbe avere una... Allora quello lì, il giornalista dice, ma cos'è che intendete voi per controllo? E dice, guardi, noi in base alle nostre ricerche, per noi una condotta moralmente, dal punto di vista della sanità, accettabile è di avere un numero di rapporti in un anno minore di 10 partner diversi. Bello o no? A parte che uno pensa a se stesso, dice, sono proprio... Almeno penso io, penso... Lo dico, sei proprio uno sfigato, dico a me stesso. No, 10. No, capite? Allora, l'immagine è questa, no? Cioè, capite? Le donne dell'Occidente come sono così, no? Tu le incontri al bar, non si vede nei film. Questi qui arrivano qui e dicono, beh, perché loro siedono, noi no? Mi state seguendo? Cioè, un'immagine, la società del consumo è questa. La società del consumo, che è potentissima, ma è potentissima per questo, cosa fa? Allora, guardate, provate a guardare le pubblicità sono chiarissime, mica ti vendono un'auto. Me lo diceva il capo della comunicazione della Porsche. Diceva, ma secondo te noi vendiamo una macchina che costa 200.000 euro, ma secondo te quello che spende 200.000 euro compra una macchina? Compra un mondo. È chiaro? Non compri la macchina, compri un mondo. Fatto di simboli, di robe, di cose strane. Quelli dell'Harley Davidson, qui sono notizie strepitose, che è un mondo... Avete visto quelli dell'Harley Davidson? Che la moto dell'Harley Davidson è sempre lucida, l'avete notato? È forte. Io non so come facciano, ma io col mio motorino, dopo 10 metri, già pieno, già sporco. Infatti mia moglie dice, che va in giro così, come fa? Quelli lì invece no. Quelli vanno in giro e sempre pulito. E certo, si fermano e puliscono. Passano il sabato a pulirlo, non è bello. Non vanno con la moglie a passeggiare nei boschi perché magari ci si bacia anche, no? Puliscono il radiatore, cioè con una roba di un'eccitazione che è il massimo. Dice, oggi ho lucidato tutto il tubo di scappamento. Si torna e dice, cavolo, che bello. Io capisco proprio le donne poverette che tentano di dire guarda c'è dell'altro, ma loro non capisco. Allora continua a lucidare. Larry Davidson ha brevettato il rumore del motore, lo sapete?
è forte o no? Non è forte. Il rumore, perché è forte, bellissimo. Allora, se c'è il consumo è questo, fa una roba, ci siamo, e ti dice, tu sarai felice. Chiaramente non ci crede nessuno, però tu prendi questa cosa, appunto, prendi il cellulare, no? Prendi il cellulare appena uscito, quello che fa il caffè. Ma qui a Bergamo c'era uno, non mi ricordo, non so se lo, perché anche questa lo dico sempre, perché ci sono delle notizie che uno dice, cavolo, veramente Dio esiste, Dio esiste. Questo qua ha fatto, dice, a una fiera di elettrodomestici, dice, abbiamo mandato sul mercato un nuovo modello di frigorifero. Ma dice quello lì, cosa consiste? Dice, col nostro frigorifero si può controllare a distanza la temperatura del reparto verdura col proprio cellulare. Allora io mi immaginavo la scena, tempo fa ero a Catania, l'aereo in ritardo, avevo Dostoevskij nel libro ma non avevo voglia di leggere. Una davanti a me era molto carina, ma si vede che io proprio zero, cioè non riuscivo neanche zero, non mi guardavo. Allora ho detto, bah, quasi quasi controllo la temperatura dei broccoli, non è forte. Dice, tiro fuori il cellulare e dico, ma già che ci siamo, bello, no? Dice, 9 gradi, no, facciamo 8. Il delirio, ma voi capite Dio cosa fa? A parte che ride come un matto, ma anche un po' si preoccupa, dice, ma io ti ho dato l'intelligenza, tutte queste robe qui, no? Gli alberi che sono belli da vedere, buoni da mangiare, del giardino, ti ho dato un sacco di robe, tu la temperatura dei broccoli, cioè devi essere molto inventivo, devi essere un inventivo. Allora, frigorifero con la temperatura dei broccoli. Beh, diciamo la verità, che tu per un paio di minuti, il broccolo giusto, cioè bello, sei così, cioè, a seconda poi le cose, magari la Ferrari ti dura un po' di più, in quel bel film Profumo di donna con Al Pacino, no? Che guida la Ferrari il cieco, bello, no? E gode, bello il film, eh? Interessante, peraltro una copiato, cioè è un remake di un italiano, bello, cioè la Ferrari, Una volta uno della Ferrari mi disse, ma professore, ma lei l'ha mai visto un motore della Ferrari? Dico, beh, no. Dice, lo guardi, 12 cilindri, tutti allineati, cioè bello, è la dimensione fallica, no? No, ma cioè, come si fa a dire di no? I cilindri tutti allineati è fallo, cioè l'idolo si erge, caratteristica dell'idolo è che si erge, caratteristica dell'idolo è che luccica, le rideso, caratteristica dell'idolo è che crolla. Ma cosa succede appena crolla il cellulare che fa il caffè? Cosa succede? La società del consumo dice così. Vi ricordate che noi abbiamo detto che caratteristica del desiderio è che non ha un oggetto, no? Ricordate? Cioè, noi non sappiamo veramente che cosa desideriamo. La società del consumo dice così. Tu non lo sai, io sì. E te lo dico. Tu desideri il frigor che fa la temperatura dei broccoli, no? Cioè la società del consumo attraverso la pubblicità tenta di riempire un non sapere con non sapere. Mi seguite? Il non sapere è ciò che ci inquieta. La società dice, non ti preoccupare, te lo dico io cosa desideri, tu non lo sai. Tutta la teoria dei bisogni indotti. Tu desideri il frigorifero con la temperatura del fa. Noi chiaramente ci crediamo, lo prendi, dopo una settimana, un mese, due giorni, un'ora, secondo le robe, ti accorgi che non è così, non è cambiato nulla della tua vita, no?
E qui riscatta la questione. Dice, sì, ma scusa, perché ci siamo sbagliati? Non era quel frigorifero l'oggetto, è quest'altro. Mi seguite? È sempre il prossimo l'oggetto che risponde al nostro desiderio. Dice la pubblicità. Cioè, di fronte al la nostra società impedisce di riflettere sul crollo dell'idolo, perché lo sostituisce subito con un altro. Questa è la sua forza. Questa è la sua forza. Per cui appunto dice, vabbè, dateci le discoteche. Dice, ma guarda che la discoteca non è tutto. Vabbè, ma tanto dammela. Una volta, quando vinse lo studente il Cagliari, qui qualcuno se lo ricorda? 71. I giornalisti andarono lì a interrogare i Sarri, no? E come al solito gli intellettuali del cavolo, ma lì veramente è stato grandioso la risposta di quel, non so se era un pastore, non so ricordo. Poi il giornalista diceva, ma senta, avete vinto lo scudetto, ma che cosa cambia adesso della vostra vita con la vittoria? Perché voleva dire, non è niente, no? Ma questo qui si vede raggiunto dallo Spirito Santo, ha dato questa risposta che tu dici, oh porca vacca. Dice, sì, perché se avesse perso che cosa sarebbe cambiato? Bello, no? Tu dici, e tu hai un bel dire, la Ferrari, ma cosa mi dà in cambio? Almeno la Ferrari. Mi seguite? Almeno il cellulare. Bellissimo. Almeno ti do il cellulare. Tu godi per 5 minuti, e va bene, perché meglio, meglio poco che niente, no? Ti passo da qui a lì. E quando tu alla fine, questa è un po' più bruttina sta cosa che dico adesso, perché alla fine cosa succederà? Succederà per ognuno di noi che noi non riusciremo più a godere. Per quello il tema sul godimento e sul possesso è molto interessante, perché attraverso il godimento e il possesso tu dici, vai, no? Ho il cellulare, bello, no? Bello. Il mio amico questore dice che quando giù in campagna andavano a prendere questi qui che vengono massacrati, killer, via dicendo, sono tutti griffati. Mi seguite? I ragazzi sono tutti griffati, hanno tutto l'Armani, no? E beh, certo, almeno. E allora cosa succede? Quando poi però arriverà un momento che non riusciremo neanche a godere, beh, c'è sempre la grande alternativa, ci si spara. La società del consumo, la società fondata sul godimento ad ogni costo, ascoltatemi, la società fondata sul godimento ad ogni costo implica necessariamente l'eutanasia. Non so se è chiaro. È la conseguenza inevitabile. Una società che è tutta fondata sul godimento ad ogni costo, siccome prima o poi non riusciremo a godere, ma godere vuol dire non riuscirei a camminare, no? Mia mamma pian piano non sta più camminando, non riuscirai più a sentire i sapori, no? Beh, è la mia, no? Allora, tutta una vita che dice godi, tutta una vita che ti dice godi, che è l'idolo, godi il godimento che non è male. Perché attenzione, perché non dobbiamo mica fare i moralisti, il godimento non è male, una società che si fonda sull'imperativo godi, siccome a un certo momento non riusciremo neanche più a godere, a quel punto sarà del tutto logico mettere fine alla vita. Che vita è una vita dove non c'è il godimento? Per cui appunto io devo dire, il discorso non è che noi possiamo poi fare discorsini piccolini, criticare qui, criticare là, perché è una grande logica,
La grande logica della società del consumo, vincente, è vincente per questa ragione, perché ti fa godere. Io dico così, dico anche, sempre rispetto, ecco lì è Cappuccetto Rosso, un'altra fiaba dove c'è il lupo che è il seduttore, no? Io dico che è esattamente questa la questione. No, perché siccome ho una classe in gran parte femminile, faccio lingue, ho lingue, e allora dico sempre, le ragazze ridono come delle matte, dico a voi ragazze, vi piace chi? Ma vi piace quello con la barba che non se l'è fatta, no? Un po' sporco, che ti prende, che beh, invece il tuo fidanzato ti vuole bene, ti rispetta, ha la panda e ti invita a passare un weekend a Rimini. Cioè, invece quello lì, le pubblicità dei profumi, dei maschili, non sono così? Sempre questi qui, no? Un po' anche, bravo, no? Dice, beh, il seduttore, vuoi mettere il seduttore? Infatti Cappuccetto Rosso dà l'indirizzo al lupo. Dove vai, bambina? Dice, vado lì, vado là, ci sono due alberi, vado lì, cioè bellissimo. Cappuccetto Rosso si vuol far trovare. Allora dico sempre alle ragazze, qual è il problema? Beh, è questo, perché sennò che cavolo, qual è il fascino del seduttore? Qual è? Quello con la moto, no? Rispetto al tuo fidanzato o tuo marito, che delusione. È il seduttore, è colui che ti fa godere, ma non ti rende mai fecondo. Non so se è chiaro, fecondo non incinta. Il seduttore è colui che ti fa godere, ma non ti rende mai fecondo. L'incontro invece con un maestro è sempre l'incontro con uno che ti rende fecondo. A volte per far questo bisogna rinunciare a godere. Non so se è chiaro. Cioè, bellissimo, Il godimento non è male. Non si può vivere senza godere. E al tempo stesso l'umano è il luogo in cui il godimento non ha il primato. C'è dell'altro, ripeto sempre, c'è l'idea di una fecondità, cioè voglio dire, di un'ampiezza. Voi sapete che a me piace tantissimo Uma Thurman, e nei miei sogni immagino che un giorno mi citofoni. E dici, dai, vieni giù. E però pensa a questo, io dico sicuramente sì, tranne in alcuni casi. Per esempio, mentre leggo Isaia. Io quando leggo Isaia divento matto, non so come mai si vede che è un problema. E Isaia, cioè tu metti Isaia o Uma Thurman, scusate, adesso non voglio, tu metti Isaia o Uma Thurman, Isaia, io devo dire la verità, non è forse bello quando a volte tu stai leggendo un romanzo bello, non vi è capitato di rallentare? Non è forte di rallentare, che roba grandiosa. Ma è la cosa, adesso io uso gli scherzi, Uma Thurman, Isaia, è la cosa che dice Socrate, mi sembra nell'Apologia o nel Fedro, quando Socrate dice, perché sta, nell'Apologia, perché mi sembra che prima di morire, gli amici vanno lì, dice scappa, mi dice, e lui dice una roba, dice, ma vi ricordate che quando parlavamo di queste cose ci dimenticavamo persino delle donne? Che bello, no? Quando parlavamo di queste cose, la verità, che cos'è la bellezza, che cos'è la giustizia, ci dimenticavamo persino delle donne. Cioè, persino delle donne vuol dire dell'aspetto più potente, no? C'è una fecondità che non coincide col godimento. La forza dell'idolo è che ti garantisce il godimento. Non so se è chiaro. Io l'esempio, un altro esempio che faccio, poi non sbaglio con questi esempi, ma mi sembra. Avete mai comprato la piantina con tutti i limoni su, no? Ci siamo? Cadono i limoni e poi neanche a spararti l'anno dopo, no? È vero o no? E tu stai lì e dici, ma perché? Ma perché? Ve lo dico io perché. Perché per far nascere una piantina alta così 12 limoni, no?
Tutte esperienze autobiografiche. Abbiamo un limone sul nostro balcone che ha una produzione, un anno sì, un anno no, dall'uno ai due limoni. Poi non riusciamo a fare, non riusciamo, ci proviamo, mettiamo dentro di tutto. Poi ci sono quelli matti che dicono no, ma lei non usa, va bene. Ah. Allora, perché quelli lì ne hanno 21 di limone? Lo dico io perché. Perché li mettono l'ormone, no? Li eccitano, ma così li rendono sterili. Non so se è chiaro. Ti eccitano e al tempo stesso ti rendono sterile. Bellissimo. L'idolo è questo, ti fa godere, ma non ti rende mai fecondo, non ti fa mai capire, non ti fa mai emozionare, non ti fa mai niente. Però qual è il vantaggio della società dei consumi? Che riesce a sostituire un idolo subito con un altro. Mi seguite? Continuamente. In modo che tu... Qui a proposito di Lacan, Lacan che aveva la testa, usa a un certo momento un'espressione l'ichette de jouissance, cioè chi ha l'ichette de jouissance sono striscioline di godimento. Bellissima l'immagine. Striscioline di godimento. La nostra società ci garantisce striscioline di godimento. Il coso del frigo, l'auto, quella che dice... Quello lì che dice che il volante si riscalda, ma che scemo, non è forte! Dice il volante si riscalda anche sopra la cosa, o no? Ci siamo? Forte! Cioè, cose assolutamente utili, dice quello del frigo, quello di qui, quello... l'ischette, le striscioline di godimento, bellissimo. Una dietro l'altra, una dietro l'altra, no? Ed è per questo che i ragazzi a scuola non si staccano più dal cellulare. Chi insegna sa che questo è uno dei grossi problemi, perché gli dà un godimento, gli dà qualcosa, è inutile star lì, gli dà qualcosa. Questa è la società del consumo, questa, io la definisco nel libro una idolatria per le masse a basso costo, e mi sembra una buona definizione. In fondo un cellulare costa 300-400 euro, per un po' vai avanti, poi te lo fai regalare a Natale un altro e via dicendo. Finisco con una cosa, però cioè, sarà una delusione, voi dopo non mi rivolgerete più la parola. Perché l'alternativa a tutto questo qual è? Nell'accettare, lo dico seriamente, nell'accettare questa condizione, cioè nell'accettare la condizione dell'inquietudine, dell'apertura. Questa non è un male, questa condizione di apertura non è un difetto, è ciò che definisce la nostra umanità. L'uomo è colui che è capace di apprezzare tutto, ma che non deve idolatrare niente, no? Che è il concetto di povertà. Deve possedere ma non farsi possedere, mantenere aperto. Io penso che questo sia, fra l'altro, la grande cosa della fede. Quando si pensa alla fede come ciò che fornisce delle risposte, ma la fede non fornisce delle risposte. Perché quando ti muore il figlio, la fede che risposta ti... no? Alla sterile la fede che cosa dà? A quelli che nascono, che hanno già l'AIDS, cioè che risposte. Eppure la questione per me è nella cosa della frase di Gesù, quando appunto dice la verità vi renderà liberi. Ricordate? Non dice felici. Non dice uomini di successo, non dice donne fertili, non dice che diventerai come Mozart, libero, che è bellissimo, che è legato al tema della letizia, libero, libero. In questo c'è sicuramente,
ma la partita a questo livello è altissima. C'è sicuramente l'accettazione di una sofferenza, di una mortificazione, non c'è dubbio. Questo è il mistero. Cioè, io penso di sì, cioè che non, le cose non vanno tutte a posto, non vanno tutte a posto. Però appunto tutta la discussione è non idolatrare perché ti distruggi come uomo. Sì uomo, non so se è chiaro, eh? L'alternativa all'idolo è sì uomo. Sì uomo. Ed è per questo che hanno così tanto successo le religioni che appunto, cioè, a volte propongono la religione, propongono di qui che tu metti, fai, combatti gli infedeli, poi avrai 13 vergini, quanti sono? 20 vergini, ci siamo? Ci siamo. Quando, io ripeto, poi finisco, quando ritornano i 72 da Gesù, ma Gesù è sorprendente, veramente un tipo pazzesco, perché veramente è questa cosa, per me Gesù è questa cosa qua. Quando ritornano i 72 da Gesù, no? Vi ricordate? Ritorna e dice: Signore, Signore, in tuo nome noi scacciamo i demoni e guariamo, mi seguite? E lui cosa risponde? È forte. Dice: lasciate perdere, non è importante. La cosa importante è che i vostri nomi sono scritti in cielo. Ma tu sei scemo, no? Noi guariamo, facciamo, no? E lui continua a spostare la questione, continua a spostarla. Cioè, nel senso di dire, ma tu, il tuo problema, che infatti il cristianesimo non è una religione, insomma, ma tu, il tuo problema non è quello, non è quello il tuo problema, non è quello. Ma anche qui noi abbiamo una ricaduta, ripeto, una ricaduta nell'esperienza, no? Quando noi diciamo quello è un bel tipo, non è così, quando diciamo quello è un bel tipo, e quando tu vedi magari tuo figlio che si assume una responsabilità, che aiuta l'altro, non è uno che dice, beh, bello, no? Bello. Ma chi è che interpreta? Chi è che dà il giudizio sul suo figlio o sulla persona che vuole bene rispetto al fatto che ha tanti soldi, ha tante robe? Ma chi è che ragiona così? Seriamente, chi è che ragiona così? Uno dice, guarda, quello lì è un bel tipo, guarda, una bella persona, con uno con cui si può parlare, si può fare, si può fare. Finisco con l'ultima cosa, che anche questa la dico sempre, ma è talmente bella che non posso non dirla, perché uno dice, perché poi ci sono. Allora, le ultime poesie della Yourcenar. La Yourcenar, sapete che la Yourcenar era lesbica? E aveva la sua compagna con cui ha vissuto sempre praticamente. Tra l'altro interessante che l'amore vero è sempre fedele, eh? Che non vuol dire che non ci sono casini, ma è fedele anche l'amore. Vabbè. Allora, quando è morta, lei si era ritirata in una casa in Canada, la Yourcenar. Yourcenar era un gigante, si era ritirata in una casa in campagna, vicino a un bosco. Mi piaceva la natura, e vai, e muore. Quando la sua compagna ne mette a posto, come si fa in questi casi, trova le ultime poesie non pubblicate, che poi lei ha pubblicato, che si intitolano I 33 nomi di Dio. È stato poi tradotto anche in italiano, da Notte e Tempo, una piccola casa editrice di Roma, un librettino così. Non ve la faccio lunga, ma bisognerebbe farla lunghissima, perché qui abbiamo la poesia nella massima espressione, cioè, per esempio, per lei un nome di Dio è l'ape, ape, scrive ape, un nome di Dio è il pane, bellissimo, un altro nome di Dio dice un lago ghiacciato, un cane che beve, bellissimo, cioè la poesia nella massima espressione, no? È il tema della contemplazione, no? Tu vedi un'ape e dici, beh, Dio esiste, no? Non so se è chiaro, vedi un alveare e dici Dio esilio, no, la perfezione delle nuvole nel cielo, e tu dici cavolo, ma cioè, no, ti manca il cielo, perfetto, ma anche lo scarafaggio, che io detesto, grandioso nella sua scarafaggità, non so, bellissimo, nero, bello. Il 32esimo numero, nome di Dio, che è il mio preferito, è Il silenzio tra due amici. E io ho detto, pensavo, cavolo, che roba,
il silenzio tra due amici. Non so se vi è capitato, spero di sì, che tu passeggi col tuo amico in un bosco, sul mare, bellissimo. Stai zitto, ripeto, non devi più dimostrare niente, non devi più difenderti, non è strepitoso. Io penso che, e magari il tuo amico ha la scoliosi, è disoccupato, mi seguite? Capite cosa voglio dire? No, magari tu sei povero, lui è così, magari è un fallito, secondo i criteri della società, no? Ma tu dici, è il mio amico, il silenzio tra due amici, commovente, che riprende la scena di Adamo ed Eva prima del peccato. Ci siamo. Ecco, il silenzio tra due amici è l'idea di un uomo nella letizia, non nel successo, nella letizia, nel suo essere uomo e non idolatrico. Ci siamo. Un uomo che non idolatra. C'è un uomo che passeggia con un suo. Grazie.